Sposta stamani la prima pietra per il nuovo palazzetto dello sport dell'Aquila che il Giappone ha donato dopo il sisma del 2009. 5.600.000 euro l'impegno del governo giapponese per realizzare la struttura che sorgerà nella zona di Genti-Colella, che sarà usufruibile fra un paio d'anni e che prevede una serie di servizi, come ci spiega il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. È un intervento complessivo, potete vedere qui, è un vero palazzetto dello sport da 1.000 posti ampliabili, con tribune che possono essere ritirate, per cui funzionerà sia come palazzetto dello sport, degno questo nome per le nostre società sportive, ma anche e soprattutto, sperando non serva mai, è stato creato, pensato dal governo giapponese anche come una struttura di protezione civile. Alla cerimonia odierna era presente l'ambasciatore del Giappone Umemoto, che auspica una rapida conclusione dei lavori. L'Aquila のサミットがあって、当時の総理が、Ma è vero, dall'annuncio di questa donazione per la realizzazione del palasport da parte dell'allora primo ministro durante il G8 dell'Aquila sono passati 5 anni. Ma mi aspetto e spero, auspico che d'ora in avanti la costruzione proceda nel migliore dei modi e si possa arrivare ad un rapido completamento. Mi aspetto che questo palazzetto dello sport, oltre ad essere un luogo che verrà messo a frutto, valorizzato dai cittadini e vissuto dai cittadini dell'Aquila, spero che possa rimanere come simbolo dell'amicizia tra Italia e Giappone. Anche da parte nostra c'è la volontà di controllare il corretto andamento dei lavori da parte giapponese. Non ci sono particolari raccomandazioni, ma essendo un progetto portato avanti da entrambe le parti, quindi sia da parte giapponese sia dal comune di L'Aquila, ci aspettiamo che ci sia appunto l'integrazione dei fondi, che anche da parte loro agevolino le procedure future, in modo che si vada verso una rapida realizzazione. Resta ancora da definire la gestione futura dell'impianto, che si preannuncia molto onerosa, ma per questo punto ci sarà tempo di trovare la soluzione ottimale. もちろん、まだまだ調整するまあ、ところ immagino も多いけでしちょうゃのが。molti aspetti ancora da delineare, ma intanto possiamo andare avanti con la costruzione e poi altri punti come appunto la gestione una volta realizzato il palazzetto dello sport verranno, mi aspetto e auspico che verranno definiti quanto prima. E trovare il modo di favorire al massimo le associazioni sportive che sono chiamate loro a gestire impianti sportivi, permettendo loro di avere dei rientri, come succede in tutto il mondo ormai, e come lo stesso spirito della legge sugli stadi, attraverso qualche attività economica, può essere un bar, una foresteria, quello che si vuole, che gli permetta di arrivare a break even, cioè a pareggio alla fine dell'anno.